Quella ragazzuoli, bentrovati sul canale, secondo video di giornata, dove andremo a fare ancora le partite che restano in Divisione 2. Siamo ormai appesi a un filo, la nostra speranza di salvezza è ridotta al lumicino, ci proveremo. E quindi appunto in questo video andremo a provare a salvarci la pelle, anche se sarà molto difficile. Prima di iniziare il video, vi preannuncio che vi devo dire una cosa su quello che secondo me è il mio pensiero, visto che mi è venuto. No, allora, faccio una premessa. Io solitamente registro un video e subito dopo registro l'altro. Oggi ho fatto il primo video che è già uscito e a distanza di qualche ora sto registrando il secondo, quindi sono a mente più fredda. E nel corso di queste ore mi ha tirato un pensiero che secondo me volevo esporvi appunto sul meccanismo delle divisioni che c'è su eFootball. Quindi adesso faccio i saluti, poi vi espongo il mio pensiero e poi andiamo a giocare. Spero di non annoiarvi, è il mio pensiero e quindi visto che è un gioco che riguarda tutti noi, volevo condividerlo con voi e poi voi mi fate sapere se avrete voglia, se lo ritenete giusto, se lo ritenete un pensiero sbagliato, eccetera, eccetera. Quindi partiamo con il video. Allora, prima di cominciare, ragazzi, ovviamente spazio ai saluti, un saluto e ringraziamento ovviamente a tutti gli iscritti al canale, grazie mille ragazzi per tutte, insomma, per tutti i feedback positivi che date al mio canale, che siano visualizzazioni, commenti, like, grazie veramente di cuore a tutti. Vado a ringraziare tutte le persone che hanno commentato il secondo video di ieri, stamattina ho ringraziato chi aveva commentato il primo, adesso voglio ringraziare e salutare chi ha commentato il secondo, quindi ringrazio per i commenti sotto al secondo video. The Last Ace, Stefano Autuori, Mimmux Pat, Tom Zubriaco, Focaccia 73, Cristiano Morandi, Alessandro Madeccia, Marcello Taranto, Furgoncino dei Gelati, Simone Brescia, Melanotte, Lorenzo Sebastiani, Leonardo Mattioni, Luca Romano, Gianluca di K94, Erbaggato, Luca Celli e Alex Uleri, grazie mille a tutti ragazzi per i commenti e per il supporto e il sostegno che mi date veramente sotto ogni video. Grazie. Sapete che nel secondo video i saluti sono un po' più rapidi, un po' più veloci, quindi possiamo già partire ed andare a giocare. Come vi ho detto, però, prima di iniziare a giocare, volevo condividere quello che è il mio pensiero sul meccanismo che c'è nelle divisioni di football 2023. Allora, partiamo dal presupposto che io, come molti di voi, sono un player bravo. Io mi definisco, l'ho sempre detto, un bravo giocatore di eFootball. Niente di più, niente di meno. Questo significa che non sono un fenomeno e che non sono un pippone. Sono un bravo giocatore, come tanti di voi. Ci sfidiamo quando faccio le amichevoli in live con voi, escono sempre belle partite tirate. Una la vinco, una la perdo, una la pareggio, due le vinco, due le pareggio, insomma. Perché anche voi, parlo di voi, quelli che seguono di più il mio canale, ma comunque è un discorso generale, ovviamente sono dei player bravi, siamo tutti nella fascia, ci sono i fenomeni, i pro player, poi ci sono i player bravi e poi ci sono quelli che magari sono meno bravi e quelli che hanno iniziato da poco. Noi player bravi di questo gioco, quindi tra la divisione 3, la divisione 2 più o meno, divisione 4, tutta gente di queste divisioni, arriviamo a un certo punto che ci troviamo in questa situazione, arriviamo alla divisione 2. Ovviamente lo scopo delle divisioni qual è? Cercare la scalata fino alla divisione 1, no? Tant'è che la serie si chiama Road to Division 1. Allora, noi arriviamo qui e ovviamente sappiamo che per arrivare in divisione 1 dobbiamo fare 22 punti e già lì per sé è un'enormità. Fare 22 punti su 30 significa che arrivati in divisione 2 col matchmaking che sappiamo, che ci abbina quando ci va bene avversari di divisione 2, se non avversari addirittura di divisione 1, top 2000, top 1000, top 500, top 200. Fare 22 punti significa che in 10 partite ne possiamo perdere solo 2. E se ci pensate, ragazzi, è un'impresa per noi giocatori bravi. È un'impresa. Tant'è che io in questa serie di 6 partite che ho fatto fino adesso ho fatto. Quanti punti ho fatto? 5 punti. Le partite sono tutte sul canale, a parte l'ultima, che vi ho portato nella seconda del video di stamattina, che ho giocato male. Tutte le altre 5 partite me la sono giocata al massimo delle mie potenzialità e le ho giocate tutte alla pari, o se qualcuna anche meglio degli avversari. Ma nonostante questo, perché comunque sono tutte avversari fortissimi, ho fatto 5 punti. Cioè, neanche mi avvicino alla salvezza.
che ce ne servono 17. E adesso cosa succede? Che ovviamente io molto probabilmente retrocederò in divisione 3 e quindi dovrò rifarmi tutta la divisione 3, che non è mica facile, perché attenzione, non è che la divisione 3 così schiocco di dita si vincono le prime 6 partite e si sale in divisione 2, no, che la divisione 3 ci sarà da ributtare il sangue anche lì. Allora lì è qui che si crea il cortocircuito. Prendiamo ad esempio FIFA, che è sempre, quando si parla di FIFA si fa il rapporto con i football, quando si parla di football si fa il rapporto su FIFA. Le divisioni in FIFA come funzionano? Cioè, se io arrivo in divisione 2 su FIFA non posso più retrocedere in divisione 3, io sono in divisione 2, quindi ho tutto il tempo per provare ad arrivare in divisione 1. Ovviamente mi serviranno una serie di vittorie, perché poi bisogna arrivare ai vari checkpoint. Quando arrivi al checkpoint con la bandierina non torni più indietro, hai magari 4-5 checkpoint da raggiungere, e poi una volta che arrivi all'ultimo checkpoint, se arrivi e vinci le ultime due partite, arrivi in divisione 1. Ma e lì è un sistema giusto, perché arriva al checkpoint, arriva la bandierina e sono salvo, indietro non torno più. Non torno più indietro di divisioni, ma tra la 2 e la 1 ci sono varie bandierine. Una volta che raggiungi la bandierina, anche se perdi 5 partite di fila, in quella bandierina resti. Poi dopo starà a me se sono bravo a cercare di vincere più partite per avvicinarmi alla divisione 1. Ma non torno più indietro alla divisione 3. Qui invece dove si crea il cortocircuito? Che ho fatto una fatica boia per arrivare in divisione 2. Ok, lasciami in divisione 2. Faccio la streak di 10 partite. Se non ce la faccio arrivare in divisione 1, mi fai fare altre 10 partite. Ma la retrocessione me la devi togliere. Perché sennò io adesso devo tornare in divisione 3. E poi andare in divisione 3, anche lì ti possono abbinare divisione 2, divisione 1. Non è facile ritornare in divisione 2. Scusate, ho toccato il microfono. Io so di gente che mi scrive sotto i video, Ale, era un passo a 3 punti, a 4 punti dalla divisione 1, mi ritrovo in divisione 4. Cioè, ma non è una roba pensabile. Dopo che uno fa tutta la fatica per arrivare quasi in divisione 1, ritrovarsi in divisione 4 perché magari gli vanno storte 2-3 giorni di gameplay, gli va storto e si ritrova in divisione 4. Non è sensata questa cosa. Tu, quando si arriva 1, arrivi in divisione 3, basta, non può più tornare in divisione 4. Poi devo fare i punti che mi servono per arrivare in divisione 2. 10 partite, non ce la faccio, benissimo, ricomincio altre 10 partite. Oppure non fare il limite di 10 partite, ti inventi un altro modo, come c'è su FIFA e checkpoint, insomma, un altro modo. Ma se tu vuoi tenere le 10 partite, ok, metti solo per la promozione, non per restare. Sono in divisione 2, basta, in divisione 3 io non ci devo più tornare, sono arrivato in divisione 2, mi devi dare per la promozione 22 punti in 10 partite. Se li faccio bene, se non li faccio, resto in divisione 2 e ci riprovo. Non che mi fai scendere in divisione 3. Dopo scendo in divisione 3 e devo fare 19 punti per salire in divisione 2. Non è che è una roba che, tac, schiocco di dita e si fanno 19 punti in divisione 3. Non è facile. Poi uno rimane impantanato, magari a 2-3 giorni storti, e si ritrova in divisione 4. Da che si stava magari giocando, non è il mio caso, ma è il caso di alcuni di voi, la promozione in divisione 1. Secondo me è un meccanismo troppo complicato. È troppo complicato arrivare su in divisione 1. Per noi player, ripeto, questo è un discorso per noi player bravi, medio bravi, bravini, insomma, ci siamo capiti. Cioè, noi non siamo pro player. Io non posso fare 6 partite contro tutti gli avversari di questo livello. Cioè, attuale 1, 1699 più alta. E l'altro, attuale, anche lui, 1868 più alta. Non so, vado giù, ex attuale 1800, lui è appena attuale 8600 Mimux, tra l'altro un ragazzo contro cui ho giocato ieri che è finito 3-3, anche lui fortissimo. Cioè, come faccio io in 10 partite di questo livello a fare 17 punti? Solo salvarmi, come faccio? Cioè, o mi va di culo che lo script mi spinge per 6-7 partite su 10, ma è impossibile, oppure io, nonostante, qui è qui che si crea il cortocircuito, nonostante io abbia fatto su 6 partite, 5 le abbia giocate bene, e me l'avete scritto voi, le partite sono sul canale da vedere, io ho fatto 5 punti, cioè, giocando al massimo delle mie potenzialità, e giocando bene, e anche alcune non meritavo di perdere, però le ho perse, perché poi quando si gioca contro player così forti come quello di stamattina, la prima partita di stamattina, lui fa un tiro in porta, io ne faccio 5-6 e perdo 1-0. Lui prende, tira da 30 metri, mi mette la palla nell'angolino e finisce la partita. Ho perso una partita che ho giocato meglio di lui,
E praticamente poi sono condannato perché dove devo andare? Se non riesco neanche a far punti nelle partite dove gioco meglio degli avversari, la maggior parte le perdo, le pareggio, se mi va bene, ho vinto una partita, quella di ieri, e tutte le altre le ho giocate tutte bene, a parte l'ultima che ho perso 2-0, che ho giocato male e ho meritato di perdere. Le altre 5 me la sono giocata, me l'avete scritto voi nei commenti, sotto, ah, bravo Altra, sei giocata alla pari, non meritavi di perdere, non meritavi di pareggiare, ma ci sta, perché quando si gioca contro certi avversari, ci sta anche che tu giochi bene, ma perdi. Ma è il sistema che è malato, che è sbagliato, a parte il matchmaking, come dicevo nel video di stamattina, perché tu su 10 partite mi puoi dare 4-5 avversari della mia stessa divisione. Me ne dai due di divisione più alta e due di divisione più bassa. Così un matchmaking è equilibrato. Ma se tu mi dai su sei avversari, tre divisione 1 e tre divisione 2, ex divisione 1, ragazzi, come facciamo? Allora non lo chiamerò più Road to Division 1, lo chiamerò Road to Division 2. Cioè, arrivare a divisione 2 per noi utenti medi, bravi giocatori, è il massimo. Perché uno, come ci facciamo ad arrivare in divisione 1? O abbiamo un culo della Madonna che nel matchmaking su 10 partite ce ne dà 8 contro avversari di divisione 6, con tutto il rispetto, ma è impossibile. Ma con questo matchmaking come facciamo noi a salire di divisioni? Anche che giochiamo al massimo delle nostre potenzialità e giochiamo bene, ma far soli 17 punti sono tantissimi, se no siamo costretti a tornare indietro in divisione 3. E poi devi fare altri 19 punti per ritornare in divisione 2. Cioè, ragazzi, è un meccanismo troppo per pro player, secondo me, troppo per una nicchia, tant'è che in divisione 1 c'è lo 0,5% di giocatori, cioè, e ci sarà un motivo. Secondo me va cambiato il meccanismo, quantomeno vanno tolte le retrocessioni, perché uno arriva in divisione 3, basta, non può più tornare in divisione 4, poi se riesce a salire bene, se no al massimo si ferma lì. Perché uno fa la scalata, appunto, arriva in divisione 2, arriva magari a fare 18-19 punti, perde le ultime due partite, anzi arriva a fare 15 punti in divisione 2, che sono tantissimi secondo me, perde l'ultima partita, non si salva e torna in divisione 3. Gli vanno male le prime 2-3 partite e magari rischia addirittura di tornare in divisione 4. Eh no, è così, come fa uno ad arrivare in divisione 1? Noi siamo player normali, bravi, ma non è che siamo professionisti, che siamo abituati ad avere lo stress delle partite decisive contro avversari tutti forti, cioè rimane pur sempre un gioco. Ci sta a incazzarsi, ci sta avere avversari contro difficili, è giusto, io sono d'accordo, però ogni tanto ci dovete, come dicevo stamattina, ci dovete far respirare, perché far 10 partite contro tutti avversari di questo livello è impossibile. O comunque è possibile, ma non faremo mai 17-22 punti, cioè ci vuole veramente un colpo di culo. Ci vuole veramente una dose di fortuna nelle partite che ovviamente nessuno di noi ha, perché ce ne va bene una e ce ne vanno male due. Quindi secondo me è un sistema un po' da rivedere questo delle divisioni. Fatemi sapere cosa ne pensate. Io ho maturato questo pensiero. Io in divisione 1 non lo dico perché mi voglio buttare giù o perché non credo in me stesso, perché devo guardare in faccia la realtà. Io in divisione 1 non ci potrò mai arrivare. Come faccio a fare 17 punti se ogni partita ho un avversario più forte dell'altro? Cioè, me la posso giocare, posso perdere di misura, posso pareggiare, posso vincere di misura, ma far 17 punti solo per salvarsi è impensabile. Tant'è che adesso ci mancano 4 partite e per salvarmi devo vincere tutte e 4. Quindi sono già matematicamente retrocesso in divisione 3 al 99%. Eppure ho fatto su 6 partite 5 le ho giocate bene. Mi sono piaciute, ho battagliato contro gli avversari molto forti, però ho fatto 5 punti. E quindi come facciamo? Non va bene. Andiamo. Avversario trovato. Vediamo chi c'è bene. Cioè, ragazzi, capite che è un calvario. Top 1000, anche questo, top 1003. Cioè, ma come si fa a pensare di farci competere in questo modo, a noi player, ripeto, normali? Cioè, io ripeto, capisco che è giusto che la divisione 2 sia difficile, però non posso avere tre giocatori di fila divisione 1 e quello prima attuale 2 ex divisione 1. Cioè, come faccio io? È impossibile. Io adesso giocherò la mia partita, perderò, sarò retrocesso, ok. L'avevo messo già in preventivo, non me ne frega niente, però c'è un sistema che non può andare avanti così.
è un sistema fallato, è un sistema che non, per noi player normali non ci consentirà mai di poter ambire ad avere sogni di arrivare in divisione 1. Massimo sarà arrivare in divisione 2. Massimo, sarà già un miracolo arrivare in divisione 2, ci sono arrivato, basta. Cioè, dove devi andare a competere contro sti player che sono top 1000, top 500, top 800? Cioè, vabbè. Ma boh, ragazzi, giochiamocela. Ce la metterò tutta come ho fatto voglio chiudere con onore, quantomeno. E giocarmela contro questi player così forti, però capite benissimo che io non è che posso star qui a come tutti voi, cioè siamo gente normale, ognuno c'è uno che lavora, l'altro che studia, non è che abbiamo tempo di metterci qui a giocare 40 partite al giorno su eFootball per diventare dei pro player o dei player fortissimi, cioè vabbè. È un gioco, ripeto, è un gioco. Oggi un ragazzo mi ha scritto, Alex forse, mi ha scritto, guarda, a sto punto io mi sa che retrocedo in divisione 5 o in divisione 6, almeno mi diverto. Ha ragione, sembra una cagata, ma ha ragione. Cioè, che cosa andiamo a fare noi a giocare in queste divisioni qui? Cioè, io cosa devo giocare a fare queste partite qui? Per carità, ci provo, mi impegno, ma poi alla fine tutti noi abbiamo l'ambizione di provare a salire, no? Cioè, è ovvio, però io non posso fare 3-4 partite contro gente così forte di fila, non ho lo status mentale per resistere a questi livelli. Ripeto, è pur sempre un gioco, fate giocare i pro player per cazzi loro allora, cioè, adesso fatemi, se no qua prendo 8 gol, vabbè. Mi dispiace perché uno ci mette tutta la buona volontà, però dopo un po' perdi anche l'entusiasmo perché non hai mai una partita un po' più tranquilla per dire vabbè questa me la posso giocare, devi sempre essere minchia infossato, concentrato che sudi per cercare di portare a casa un pareggio magari contro... Cioè, dai ragazzi, diventa veramente, l'avevo detto qualche video fa, poi diventa troppo stressante, cioè diventa troppo competitivo. Fate dei tornei competitivi per chi vuole partecipare, però cioè diventa troppo. Vabbè. Vabbè, dai. Dove sono? Scusate, ragazzi, non ho grande entusiasmo, sinceramente. Cioè, non si può giocare. Devo passare la partita come ho fatto con Gurunaldo l'altro giorno a difendere, a sperare di portare a casa il risultato facendo 0-0. Cioè cosa posso farci?
sono su tutti i palloni, non ti lasciano il tempo di stopparli, non ti lasciano. Cioè, è difficile, diventa veramente complicato. Cos'è? Ma raga, cos'è? Cos'è? Mi ha fischiato fallo. Raga, con la corsa gliel'ho portata via. Poi succedono anche queste cose, capito, ragazzi? Che non solo sono stra più forti, in più sono anche. Lasciamo stare, ragazzi. Quel fallo che mi ha fischiato è vergognoso. Gli ho rubato palla con la corsa. Con la corsa, ragazzi, con la corsa. Mamma mia, meno male. Cioè io sto dando il massimo, me la sto ancora giocando. Ma è complicato. Cioè, è complicato vincere, anche se ce la giochiamo alla pari per 50-60 minuti. È complicatissimo, ragazzi, venirne a capo in queste partite contro sta gente qui. È complicatissimo. Poi gli va anche tutta l'acqua per l'orto. Ogni volta che c'è un episodio dubbio, cazzo, 90% li gira sempre a favore loro e sono già molto più forti. Cioè, come facciamo? Vabbè. Vale. Ha sbagliato ancora lui, mi ha regalato due gol in uscita. Mi ha regalato due gol in uscita. E io le ho regalate a lui, ovviamente. Two added minutes has been Bravo. indicated. Bravo, via. Ma dammi. Ma è incredibile, incredibile, vabbè, dai. Ma non a lui! Madonna, il portiere doveva darla, volevo darla a Cane e poi rinviarla, l'ha data al centrale. Vabbè, ragazzi, io me la sono giocata anche sta partita, con tutto che lui ha sbagliato lui sui gol perché me l'ha passata lui, ma io me la sto giocando la partita. Poi è chiaro che poi alla fine magari la perdo anche, perché vedi, fai le cagate, però me la sto giocando, ma non posso fare 10 partite così. Cioè, è complicato, troppo complicato. Secondo tempo. Continuiamo a darcela, a giocarcela. Ma non a lui, ma perché? Ma perché i giocatori rincoglioniscono? Ma c'era Romario lì davanti, lì che cazzo era? Vabbè, adesso so già che è il secondo tempo. Iniziamo così, dai. Iniziamo il secondo tempo, sempre così. Sempre così, niente, non prendi più una palla.
Scusate, sto parlando poco, ragazzi, sto cercando di portare a casa la pelle, però, cioè, è uno stress, cioè, veramente, è un non poter sbagliare nulla, non poter sbagliare nulla tutta la partita e vabbè. Dai, ma che animazione è? Ma ha stoppato la palla, perché non l'ha passata? Ma perché non devi passarla? Ho stoppato la palla, era da solo, ci ha messo 10 minuti, non l'ha passata. Allora. Guardate come pressa, cazzo. Ti dà neanche il tempo di muoverti, figa. Giusto, giusto, ma sì, ma è normale ragazzi, ma è normale, dai. Cioè, uno non può star qui a figa a giocare come veramente come se fossero finali di Champions League. Cioè, dai, cazzo, è un gioco, è un gioco. Io me la posso giocare, ma poi alla fine perdo, cioè, è difficile, è difficile. Sono player che ti stanno addosso tutta la partita, che ti pressano, che non ti danno il tempo neanche di stoppare il pallone, che ti vengono ad aggredire. Cioè, diventa. Si perde sempre di vista quello che è l'obiettivo, il gioco, il divertimento. Cioè, è un gioco, cazzo. Fine, perderò anche questa, ma lo so. Lo so che perderò anche questa, dai. Pur che sto difendendo anche bene, non la sto cavando, ma. Guarda questo, c'è un lancio figa, oh. L'ho sfiorato il tondo per fare sto, l'ha sfiorato. Sfiorato, niente, è riuscita a dare la lunga. È riuscita a dare la lunga, è riuscita a darla. Dove va questo? Ma volevo darla a Romario io la palla. Volevo darla a Romario. L'avevo visto, ma fermato, ragazzi. Ci ho provato. Ma era davanti Mbappé. Era davanti Mbappé, Mbappé. Cioè, non... ecco, animazione automatica e si perdono le partite. Capito, ragazzi? Bravo, Cam. Capito, poi, come si perdono le partite. Ste robe qui. Cioè, non solo dobbiamo lottare tutta la partita. Ci sono anche ste robe qui, dove il difensore si allunga la palla. Va bene, così, cioè, per carità, non tanto pareggiare non mi cambia niente, sono retrocesso lo stesso. Ancora, queste animazioni qui con i giocatori che la stoppano e poi la ristoppano. Dai, che ha sbagliato, era davanti Messi. Ragazzi, ce la siamo giocata. Meritava probabilmente alla fine lui. Io ho fatto il massimo che potevo fare. Che dovevo fare di più? Che dovevo fare di più? Ho sfruttato quelle due o tre occasioni che mi sono capitate.
ho cercato di difendere bene, ho anche difeso abbastanza bene al netto di qualche errore che faccio sempre, è finita 2-2. Però capite, il discorso si collega col discorso che ho fatto all'inizio. Cioè io sono riuscito a pareggiare una partita contro un avversario molto forte e ho fatto 6 punti. Toh. Questa, cioè guardate gli ultimi 3 avversari. Classifica a te, 600, questo è stato un ex 685. Quelli prima ve li ho fatti vedere. E capite, io come fa, pur che ho fatto, a parte questa che ho perso 2-0, sia contro lui che contro lui ho fatto, questa addirittura meritavo di vincerla, quella che ho perso 1-0 ve l'ho messa stamattina. Questa mi è andata un po' più di fortuna, ho fatto un pareggio. Pur giocando al massimo delle mie potenzialità, ho fatto un punto in 3 partite. E ho giocato al massimo di quello che potevo fare. Me la sono anche giocata in tutte e 3 le partite, ripeto, a parte in quella dove ho perso 2-0, che vabbè, non l'ho giocata al meglio. E tutte le altre prima, contro avversari molto forti, mi sono giocate tutte al massimo delle mie potenzialità, giocando con tutti alla pari. Però nonostante questo ho fatto 6 punti in 7 partite. Cioè, capite che diventa impossibile. Diventa impossibile. Adesso ce ne facciamo un'altra, tanto chi cazzo se ne frega. Ormai ho detto che le volevo fare tutte e 10, questa me la faccio anche se sono già retrocesso. Me la faccio e poi le ultime 2 me le farò per fatti miei. Ci siamo, ragazzi. Ormai siamo già retrocessi. Vedete che questo gioco è figlio di Troia. Attenzione. Non è che adesso perché voglio sminuire il ragazzo che è di divisione 3. Attenzione. Non voglio, perché magari perdo 4-0. Però adesso mi dai quello di divisione più bassa. Quando sono già matematicamente retrocesso. Allora vedete che è tutto una farsa. Vedete che è tutto studiato. Per metterci in difficoltà. Ormai io con che spirito di giocare sta partita? Tanto sono retrocesso. Cioè magari non so se a sto ragazzo so che gli serve la vittoria per salire in divisione 2, la farei anche vincere. Cioè ma capite, adesso mi dai l'avversario di divisione più bassa? Quando sono già ormai matematicamente retrocesso? Dopo 7 partite che mi hai fatto giocare contro divisioni 1 e divisioni 2? Alla settima partita mi dai il divisione di più bassa di me, ripeto, con tutto il rispetto, perché non c'è scritto da nessuna parte che io contro un divisione 3 debba vincere la partita, proprio non c'è scritto da nessuna parte, io posso tranquillamente perdere 3-0. Però ormai io con che spirito mi gioco sta partita? Così, per passatempo. Magari lui giustamente si sta giocando la divisione 2, la salvezza in divisione 3, ci metterà tutta la cattiveria e magari mi batte anche. Oppure mi batte semplicemente perché è più forte di me, anche se è attualmente in divisione 3, magari un ex divisione 2, un ex divisione 1, non ho guardato. Però capite che è tutto, sembra veramente tutto studiato. Vabbè, giochiamoci sta partita, conta il 0. Ormai ho detto che voglio farmi tutte e 10 le partite, le ultime 2 me le farò per fatti miei, poi vi dirò nel prossimo video come sono andate.
Bravo. Bella partita, avversario forte, rispettabilissimo, per carità. In divisione 3 sicuramente non è un player scarso, anzi. Bellissimo. Che bella azione che abbiamo fatto, che bella azione che abbiamo fatto. Che bella azione, che bella azione. 2-0. Dai. Prendi la, dai. Bravo. Finisce il primo tempo, 2-0, Romario e Mbappé. Partita purtroppo ormai inutile. È così, ragazzi. Cerchiamo di fare i più punti possibili, ripeto. Poi vediamo. Secondo tempo. L'ho fatto. Ultimamente, ragazzi, fischiano i falli anche con la corsa, cioè io non avevo premuto il tasto della corsa. The attendance for this match was 80,953. Sono contento, eh.
Vabbè, volevo fare i cambi, ma ormai sul 3-0 non li faccio più. Avrà quittato. Io sono contento di questa partita perché ho giocato una bella partita contro un Divisione 3 e ho vinto 3-0 e lui ha quittato. Devo essere contento, certo, perché comunque lui in Divisione 3 è un avversario forte. Non era di sicuro l'ultimo pirla che passava per strada. Però perché questa possibilità di giocarmi le mie carte per provare quantomeno a salvarmi in Divisione 2 non me le metti prima e me le metti quando sono automaticamente retrocesso? No? E questo è quello che vi dicevo stamattina e che vi ho detto prima del video. Mettimi 2 o 3 partite contro avversari anche di divisione più bassa della 2. Poi non vuol dire che le vinco. Perché io posso anche perdere contro un divisione 3 o contro un divisione 4, è già successo e succederà sempre, succederà spesso. Non è quel il problema, ma almeno posso dire, oh Ale, io 2 o 3 volte la possibilità di giocarmela contro uno al mio livello, magari un pelino più basso, l'ho avuta. Se poi io perdo la partita saranno cazzi miei. Però devo avere quella possibilità, non che me li dai a fine gioco, a fine quando sono già retrocesso, queste possibilità. È chiaro, me lo dai adesso, bene, adesso magari le ultime 2 partite mi dai altre 2 divisioni 3, ripeto sempre con tutto il rispetto, perché io sono stato in divisione 3 dalla 1 alla 5, io l'ultima volta che ero stato in divisione 2 era la fase 1, quindi dalla la fase 2, la fase 3, la fase 4 io sono stato massimo in divisione 3, quindi non è che sono un fenomeno, però cercate di capire quello che voglio dirvi, con un divisione 3 me la posso giocare di più che contro un divisione 1 top 1000, top 2000, è normale, no? Così come voi contro di me avete più possibilità di vincere che se vi mette contro un divisione 1, top 1000, top 2000. È quello il discorso. Io non voglio denigrare chi è in divisione 3 e chi è in divisione 4. Però voglio avere, come ho scritto nel video stamattina, la possibilità di giocarmela. E accetto partite difficili contro divisione 2, contro divisione 1 su 10. Però mi devi anche mettere 2 o 3 partite contro avversari sulla carta pari o inferiori a me. Poi, se io quelle partite le sbaglio e le perdo, è un altro paio di maniche. È colpa mia, saranno più bravi gli avversari che meriteranno di vincere. Però che tu mi dai dalla prima partita alla settima partita 4 avversari di divisione 1 e 3 avversari di divisione 2, di cui uno un ex divisione 1, e quando sono già retrocesso all'ottava mi dai un divisione 3, è grazie al cazzo. Ormai per me è troppo tardi. Io l'ho giocata impegnandomi. Perché voglio farmi, adesso mi farò anche le ultime 2, poi vi dirò come sono andate, però cioè, alla fine tutti, di base il risultato è quello che conta, noi tutti vogliamo salire di divisione, perché altrimenti non giocheremmo, non facciamo i falsi. Io voglio provare ad arrivare in divisione 1, ma oggi con questo sistema che c'è, io in divisione 1 non ci arriverò mai, è impossibile, o mi metto qui a fare 50 partite al giorno, e mi alleno, ma nessuno di noi può farlo, rimaniamo gente che si può fare 2, 3, 4 partite al giorno. E non posso mettermi qui a sudare per provare a fare un pareggio come ho fatto nella partita prima di questa contro un top 1000, un top 1200, un top 1300. E alla fine di tutto fare un punto. E io di un punto cosa me ne faccio? Devo fare le 17 per salvarmi. Cioè come faccio? Vabbè, ragazzuoli, ricominceremo la divisione 3. È andata così. Spero che il mio punto di vista l'abbiate capito, di essermi spiegato bene. Fatemi sapere se lo condividete, se non lo condividete, se per voi invece è giusto così. Ognuno ha la sua opinione. Questa è la mia opinione. E niente. Ragazzi, ci vediamo presto sul canale. Un abbraccio. Ciao.